Ciao a tutti! Oggi prepareremo lo sformato di zucchine e patate con prosciutto e provola. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono provola a fette, zucchine, olio, sale, patate, latte, noce moscata, uova, parmigiano, burro e prosciutto cotto e pan grattato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le zucchine. L'olio. E un pizzico di sale. E lo facciamo cuocere per 8 minuti, 100 gradi. Antiorario, velocità soft. Trasferiamo in una ciotola e teniamole da parte. Senza lavare il boccale, posizioniamo la farfalla, mettiamo le patate. Il sale. E il latte. Li facciamo cuocere per 25 minuti, 90 gradi, velocità 2. Rimuoviamo la farfalla dal boccale. Dopo aver rimosso la farfalla, mettiamo nel boccale le uova. Il parmigiano. Il burro. E la noce moscata. Chiudiamo con il coperchio e il misurino ed azioniamo il bimby per un minuto a velocità 5. Aggiungiamo le zucchine. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e tritiamo per 40 secondi, sempre a velocità 5. Il composto è pronto. Adesso andiamo a preparare il nostro sformato. Prendiamo una teglia che abbiamo unto con del burro, versiamo una parte del composto . Mettiamo del prosciutto . Del formaggio, completiamo con il resto del composto. Livelliamo per bene. Dopo averlo livellato per bene, spolverizziamo con un po' di pan grattato. Cuociamo in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 50 minuti. Sformato di patate e zucchine con prosciutto e formaggio. Grazie e alla prossima ricetta!